Secondo alcuni storici, i trabucchi sarebbero un'invenzione importata dai Fenici. La più antica data di esistenza documentata risale al XVIII secolo, periodo in cui i pescatori dell'Abruzzo, del Molise e del Gargano dovettero impegnarsi per ideare una tecnica di pesca che non fosse soggetta alle condizioni meteo-marine della zona. I trabucchi, infatti, permisero e permettono ancora oggi di pescare senza doversi inoltrare per mare, sfruttando la morfologia rocciosa di alcune zone pescose della costa. Venivano e vengono costruiti nel punto più prominente di punte e promontori, gettando le reti verso il largo attraverso un sistema di monumentali bracci lignei. La tecnica di pesca, peraltro efficacissima e a vista, consiste nell'intercettare con grandi reti a trama fitta i flussi di pesce che si spostano lungo gli anfratti della costa. I trabucchi sono posizionati laddove il mare presenta una profondità adeguata di almeno 6 metri, in modo da poter sfruttare favorevolmente le correnti, ed eretti a ridosso di punte rocciose orientate in genere verso sud-est o a nord. Termoli Wild, in collaborazione con Turismo Termoli, vi presentano la prima puntata di Scopri Termoli e di suoi trabucchi con la passione e l'arte di Antonio Mugnano. L'anno scorso noi della Turismo abbiamo presentato in collaborazione con Termoli Wild il tour Scopri Termoli e i suoi sapori. Quest'anno abbiamo deciso di presentarvi un nuovo tour, un tour che noi già comunque facciamo da ormai diversi anni, che è Scopri Termoli e i suoi trabucchi. Questo nuovo tour, Scopri Termoli e i suoi trabucchi, vi porteremo alla scoperta e alla storia dei trabucchi termolesi dal 1850 fino ai giorni nostri. L'acqua, elemento essenziale per la vita, il mare, simbolo della natura selvaggia, e l'uomo, con il suo ingegno, sfruttava questa risorsa attraverso la pesca un tempo sostenibile e rispettosa della natura stessa. Oggi, la grande distribuzione e la pesca intensiva hanno trasformato queste antiche macchine da pesca, patrimonio dell'umanità, in attività commerciali ed attrazioni turistiche. I trabucchi sono testimoni oculari della storia del territorio, delle tradizioni popolari, ricordi indelebili della generazione passata che cerca, attraverso i suoi racconti, di invertire una rotta compromessa da un'umanità proiettata ad alta velocità in un futuro incerto. Alle spalle, proprio alle nostre spalle, dell'ultimo trabucco rimasto, parlo del lungomare nord di Termoli, il cui proprietario Antonio Iasenza di solito ci apre le porte durante il nostro tour per i nostri turisti. È accessibile comunque per i turisti e noi li portiamo proprio qui a visitare proprio l'interno di questa antica macchina da pesca. Vogliamo iniziare a raccontarvi la storia dei trabucchi partendo proprio da una passione, quella di Antonio Mugnano e dei suoi trabucchi in miniatura. Diceva San Francesco d'Assisi: un uomo che lavora con le sue mani è un operaio, un uomo che lavora con le sue mani ed il suo cervello è un artigiano, ma un uomo che lavora con le sue mani, il suo cervello e il suo cuore è un artista. Vi presentiamo Antonio Mugnano e la sua passione, i trabucchi e le barche in miniatura.
Resort di Ungheria, Termoli, e con noi c'è Antonio Mugnano, che è un personaggio proprio tipico termolese, doc, che lui ha una passione, quella che vedete davanti a lui, è una passione, quindi costruisce trabucchi in miniatura. Antonio, come ti è nata questa passione? Nel senso, è una passione di famiglia o ti è nata così dall'oggi al domani? È nata da oggi al domani, veramente. Ed è nata quando io facevo da Termoli a Ortona e andavo a scuola in un istituto professionale di Ortona. Qui, lungo la costa tra Fossacesia e San Vito Chietino, ci stavano sti benedetti trabucchi. E da lì mi dicevo sempre che quando andavo in pensione dovevo fare questi trabocchi, che effettivamente anche per me è un passatempo, perché effettivamente io il localino ce l'ho, mi metto là e quindi creo sia quei trabocchi così fatti da me come idea, e poi dalle foto, vecchie fotografie come questi, poi mi appassiono sempre di più. La passione poi automaticamente è venuta sempre di più. Poi vedendo vecchie fotografie dei vari trabucchi, come questo che non ci sta più, come quest'altro di Mastrangelo. E poi, che ti devo dire? I materiali che materiali esatto che usano, usi per cassette, costruire? Cassette da frutta che buttano, ecco, semplici. Stecchini e poi il resto, giustamente colori, un po' di rete, okay. Si comprano, non è che, però maggiormente sono cassette da frutta e stecchini. Quindi ti trovano ovunque praticamente. Sì, uno basta andare in piazzetta a mezzogiorno l'una e poi si trovano queste benedette cassette che poi io li faccio agli stelli. E... bene, quindi materiale semplicissimo. Antonio, quanto tempo ci metti per realizzare questi piccoli capolavori? Dipende dalla grandezza. Dipende dalla grandezza, perché sul piccolo piccolo ci vuole il che io uso solo Venaville, per cui bisogna aspettare che si asciuga. Certo. Su questi grandi e medi, io dico che dai 10 ai 15 giorni, ognuno. Okay. E poi aspettare che qualcuno se ne innamora. Certo, anche perché ci sono parecchi che a Termoli si sono già innamorati, sì, perché sì, dentro sì, Termoli sì. Vediamo ogni tanto le tue piccole opere d'arte nei ristoranti, anche se non sbaglio. Insomma, ci sono. Sono anche fuori dall'Italia. E anche fuori, mi dicevi anche dove? A Filadelfia. A Filadelfia anche. Quindi sono diventati un patrimonio anche all'estero, sono sì, diventati. Sì, sono venuti degli americani quest'estate, hanno preso non questi grandi, ma due modellini piccoli, perché se da no poter poi, portare da poter portare sono in aereo, è difficile, e se le sono portate a Filadelfia. Questo comunque è anche un orgoglio, poi è vero, Antonio? Insomma, sono soddisfazioni, perché sentirti dire oh Antonio Pasanelli, il soprannome Pasanelli, insomma, oh come sti in America, fatto con pure un trabucco, esci. È vero, come, è vero. Come è vero. Per pure le piccole barchette, insomma, le paranze, che a Termoli ce ne stavano tante. La paranza ci sta la Leon Club, no? Il governatore Faletra, Romeo, me ne venne un giorno e ha detto: no, dobbiamo fare un regalo al governatore della Lazio. Okay. E mi devi fare una paranza. E gliela fece. Come ricordo, se la, mo non so se questo sta in Alta Italia, sta fuori dall'Italia, mo, sto signore, da qualche sto parte. Signore, dove se l'è portato, non lo so. E comunque da qualche parte, come ricordo, insomma, anche come testimonianza, anche termolese, tra l'altro. Beh, sì.
detto da poi come Faridre, della lui è governatore della Misericordia. Ok. Quindi è stato molto amico. Facciamo sto regalo a sto signore qua che gli piacciono le barche, le cose. E mi ha fatto piacere. Cioè, cosa rappresentano questi trabucchi che sono esposti sul tavolo? Allora, questo è quello famoso di Mastrangelo, famoso che... E praticamente io qua ero un ragazzo, perché si parla degli anni 60 in su, l'anno preciso che non me lo ricordo. Ok. Ma qua noi ragazzi che facevamo? Andavamo su e ci tuffavamo da sopra a sotto e Mastrangelo che ci rincorreva, no? Mastrangelo era il proprietario. Okay. Il proprietario di questo trabucco qua. Dispiace perché, vedi, a differenza di tanti trabucchi, questo aveva il casotto. Esatto, famoso casotto che stava sulla sabbia, no? Esatto. Lui ne fece uno qua sopra. Da questo sì. È nato quello. Ok. Da questo è nato, nel senso che poi è andato in rovina, voglio dire, insomma, il cattivo tempo. L'ha portato via. Danneggiato. E da lì è nato quello. Questo qui che vediamo, eccolo. Questo qui. Qua, che è quello di Giustino, il fornaio. Ok, il fornaio. Ed è quindi questo attuale di Giustino, sì, che abbiamo. Che era quello che è nato su quello che era di Mastrangelo. E che tuttora c'è. Ancora, certo. C'è, sì. Ancora. Tra l'altro noi lo chiamiamo il trabucco celestino. Il fornaio. Celestino, insomma, l'attuale proprietario Antonio Iasenza. Ed è questo qua. Ed è proprio fedelissimo, sì. Diciamo, insomma, è veramente fedele a quello che è tutt'oggi. È un trabucco elettrizzato, che qua, sì. Qua non si gira più la rete a mano come si faceva una volta, no? Si schiaccia il bottone e viene sulla rete, si rischiaccia il bottone e scende giù la rete. È meccanizzato, tra l'altro qui vediamo le reti, però attualmente il trabucco celestino non le ha più. Non le ha perché sì, le antenne si sono rotte, quindi non l'hanno ripristinato più. Ok. Dopo di questo è che... è quello del 2000. E qui c'è una riproduzione invece, un trabucco che ormai non c'è più. Non c'è più. Ed era un trabucco, ma bello bello, sia all'esterno che all'interno, perché è stato fatto veramente, mi è tanto dispiaciuto, perché effettivamente io ci andavo sopra e con degli amici che tuttora mi facevano un po' di manutenzione. Ci si divertiva quando veniva sulla rete, ci stavano, certo, dei pesci dentro, insomma. Certo, e purtroppo anche questo il mare l'ha portato via. Anche questo qua non c'è più. E averlo, e questo non glielo do a nessuno, perché effettivamente certo, se glielo devo dare a qualcuno, poi lo devo rifare, insomma. È una riproduzione invendibile. Anche se ci stanno le foto, quindi non... No, si può sempre rifare, insomma. È veramente bella ed è comunque un ricordo per un altro patrimonio che comunque l'ha portato via il mare. C'era la scaletta che uno, certo, veniva con la barca, poi anziché salire sopra saliva sulle scalette, la botolina per andare sotto e cambiare qualcosa lì. C'è stata questa mareggiata che l'ha portato via? Saranno 5-6 anni fa. Purtroppo ha avuto, ma anche per tutti i termolesi, vedere quel trabucco adesso che è adesso metà, vedere solo la passarella e tra l'altro anche è mezza distrutta, insomma, sì, un colpo nell'occhio, esatto, ed è un qualcosa come un figlio che comunque non c'è più, ecco, è un piccolo figlio, questi sono come tanti piccoli figli, perché poi appartengono al mare e ai termolesi. E poi ci tenendo a moglie. Certo, sì. Certe volte sì. Viene qualcuno, dice, no, mi dispiace darglielo, sinceramente. È vero. Perché ci metti tanto di quella passione. E molte volte il pezzettino che fai
si rompe e lo devi rifare. Se uno dice vai, se no non lo fai più. Allora riprendi un altro pezzettino di legno, metti là a lavorarlo, fin quando lo rifai, al limite esci fuori, lo lasci per 5 minuti poi e poi ritorni. Poi lo e questa è la passione. E tra l'altro anche invitiamo comunque a questo punto, perché lui è anche Antonio, un pezzo della storia di Termoli, anche termolese, quindi anche visto che noi ci occupiamo, facciamo molto, parliamo tanto anche del nostro borgo termolese, che è la parte principale insomma di Termoli, e quindi invitiamo anche a visitare questo laboratorio, il suo laboratorio, che è proprio alle nostre spalle, ed è veramente un laboratorio anche ricco di storia sua, e tra l'altro ci racconterà anche del nonno, che è un altro pezzo di storia, sempre il suo nonno, tra l'altro soprannominato, mi dicevi? Antonio Pasanello. Ecco, Pasanello, ok. A proposito di tuo nonno, Antonio, chi era tuo nonno? Nonno, Antonio Mugnano, detto Pasanello. Tutti col soprannome, poi se non sei col soprannome non ti riconosci. Nonno era il vecchietto che giù al porto rammendava, riparava le reti che si rompevano e che lo chiamavano, e quindi lui li riparava. Ma questo l'ha fatto in vecchiaia, perché da giovane sicuramente stava sulle baranze, in barca a vela. C'è qualche aneddoto del nonno che ci vuoi raccontare? No, le foto. Le foto? Secondo me era fotogenico. Ah, certo, vedi, ci sta però pure. Sì. E quindi stavano i pittori che gli facevano le foto, anche se poi li mandava a quel paese, perché effettivamente per fargli fare una foto una volta ci un voleva pittore, un bel po' di tempo. Gli ho detto come fare. Gli ho detto vai a prendere da Bettina al bar del porto qualche bottiglietta di birra e un po' di sigari toscani e vedrai che si accontenterà. E così fece sto pittore. Che poi, dopo anni, ricordo che arrivò un vaglio telegrafico a mia zia, a lui, che viveva con mia zia, di un premio che sto pittore aveva preso, il primo premio a un'esposizione che non me lo ricordo praticamente, ma la cosa più grande che ricordo di noi, io ho fatto il militare ad Anzio per ritornare a casa, dovevo fare Anzio, Roma, Pescara, perché prima i pullman non ci stavano, poi noi con le tradotte militari, figuriamoci, no? Quel giorno un qualcuno a Roma mi disse: tu fermati a Sulmona, cambia il biglietto, fai, non mi ricordo allora se era un 300-400 lire in più, e aspetta che viene l'altro treno che era un diretto, così a Pescara trovi il Milano-Lecce subito. E io feci così, mi fermai a Sulmona. Mentre stavo là, che dovevo aspettare un 20 minuti, entrai in sala d'aspetto in prima classe e mi vedo sta foto. Là ci stavano dei signori con dei bambini, no? Mi venne spontaneo. E tu qua che ci fai? La signora con i bambini ha preso i due bambini, se li strinse al seno, dice questo forse è matto. Io mi girai, dici no, quello è il mio nonno. Mio nonno. Quindi c'era la foto, hai ritrovato una foto anche sul treno, cioè una cosa comunque bellissima. Ma sta da tutte le parti, perché te lo ripeto, chiunque andava giù al porto fotografava e poi qua il tabaccaio per il corso da Paolo aveva una foto grande di mio nonno, che poi dice... Non ce l'ha più, glielo chiesi una volta al nipote, ma la foto di nonno,
Ce l'ho regalato, sa, un signore di Bologna. No, non. Poi ce ne stanno in infinità di fotografie, ne ha tante, tante, tante in giro per tutto quanto l'Europa, per tutto quanto il mondo, perché effettivamente credo perché, comunque, Questa foto, era un sì, bel vecchiarino. anche perché alle spalle sono queste sono le mura antiche anche della, credo siano forse Questo è il convento del convento delle suore delle sotto, suore, quindi sì. Quindi sì. questa foto è bellissima perché appunto fa vedere, cioè, una persona senza ritocchi, adesso che ci sono tutte le foto ritoccate, quando è una foto molto espressiva del nonno e anche su quello che ci stava lavorando, quindi la rete, effettivamente, quindi veramente bello. Quindi grazie Antonio per questa, anche per averci ricordato il nonno, dove tra l'altro, se avete notato tra le righe, si è anche emozionato raccontando del nonno, è vero, perché comunque me l'hai fatta conoscere, anche io non la sapevo, quindi effettivamente è una cosa bella da ascoltare anche per noi. Quindi grazie per questo momento, Antonio. Antonio, oltre alla passione per i trabucchi, quindi alla realizzazione di questi piccoli modellini di trabucchi, hai anche un'altra passione che è quella della costruzione di alcuni velieri, brigantino, come dici tu, paranza. Spiegaci un po' meglio, e come ti è venuta anche questa passione? Se è venuta in contemporanea o dopo la realizzazione dei modellini dei trabucchi? No, allora, all'inizio ne facevo in bottiglia, qualche Ah, barchetta che nelle bello. bottiglie. E negli anni 71-72, in Svizzera, ci stavano delle bottiglie un po' particolari, erano rettangolari, no? E non avendo niente a che fare, perché stavo in villeggiatura da mia zia, mettevo queste barche dentro le bottiglie. Poi ritornato qua in Italia, qualcun altro ne fece ancora degli altri, però poi mi sono sposato, ho avuto dei bambini e quindi praticamente l'arte si è Si è fermata. fermata. Poi dopo, iniziando con i trabucchi, ma io devo rifare pure un po' di barca perché effettivamente e ne feci una paranza. Da quella paranza è nato poi il fatto di fare qualcosa di più grosso, qualcosa di più bello praticamente. E man mano, man mano, man mano sono venuti fuori Questi questi. altri piccoli capolavori. E uno più grande ancora, ce l'ho a casa, è la San Felipe, che è intoccabile perché mia figlia ha detto questo, non gliela dai a nessuno Certo, praticamente. Sta a casa praticamente. Bene, e questi allora cosa rappresentano nello specifico, Antonio? Quello che fu è È quello che è oggi. quello che è. Dalla paranza di una volta vennero fuori i motopescherecci con le gabine fatte con quel I motore là. primi motopescherecci. Invece per quanto riguarda i velieri e tutto quanto il resto, Questi sono più questo storici. sono più storici. Ecco, sì, che sono Ma altrettanto dopo la belli. paranza il motopeschereccio di Termo era quello. C'è una cosa che mi raccontava anche prima Antonio, dietro le quinte, perché ho chiesto ad Antonio, le paranze prima avevano tutte le vele anche dipinte, le dipingevano, diciamo, con un simbolo particolare, o c'era un codice particolare dei pescatori, o che cos'altro? Ma secondo me erano, che altro si raffigurava manco il nome, ma come dire, un Il soprannome. soprannome. Vabbè, e quindi si raffigurava pure sulla vigna. Infatti a Termoli ci stava Urange, ci stavano quelli, ci stavano quell'altro, ci stavano queste figure rifatte sulle vigne. Bene. Dipende da loro, ovviamente. Sì, Sono ma là tutti ci stava dipinti. un pittore che Prima non c'era faceva, la grafica, non esisteva non niente ci del stava niente del genere. Era genere, insomma. tutto fatto manualmente. E tra l'altro di queste paranze ormai non c'è più niente in giro, vero Antonio?
non è rimasto purtroppo più niente. A Termoli no. Se si va su verso le sulle Marche, le Paranze ce ne stanno. Ce ne stanno perché ci sta gente che li ha riportati a nuovo e sì. Li hanno conservati. Non a Termoli, quindi... purtroppo il turismo. Hanno pensato all'industria, al Termoli il turismo ce ne sta poco e niente. Un'idea era proprio, pensate, avere ancora qualche paranza del genere tutt'oggi, sì, potrebbe essere... Su, fanno così. Una, come dire, un'attrazione turistica. Attrazione turistica, ecco. Perché li portano in giro praticamente. Ci stanno le paranze che le persone ci vanno, vanno in pesca, fanno vedere, certo, tutte queste cose qua. Riprenderla un po' dal passato, perché no? Potremmo lanciare anche un'idea. Qua l'hanno solo distrutti, oppure modificati, perché ci sta quello di Guidotti, mi sembra, che dalla Paranza hanno fatto il motopeschereccio. Hanno tolto la vela, hanno messo la cabina, il motore, che poi mettevano motori dei car armati. Di prima. Quindi è stato modificato la Paranza e man mano li hanno distrutti, non ce ne stanno più. Potrebbe essere anche una... questo è un appello che possiamo anche fare, perché ormai le Paranze, quelle antiche, non ci sono più, perché non farle anche ricostruire? Uno potrebbe essere anche un dare lavoro, quindi una nuova forma di lavoro. Ma sul turismo, ripeto. E due, si potrebbe anche appunto incentivare il turista a salire qui, quindi non solo sugli attuali, diciamo, pescherecci, che ben venga. Però la Paranza, Paranza è qualcosa perché, di particolare. Eh sì, perché è una barca a vela che... È storica, insomma. Certo, e fa parte della storia appunto di Termoli, sì, quindi è parte proprio integrante della storia. Ma di prima Termoli ce ne stavano assai, se si pigliano le foto di Termoli vecchia e di Paranza ce ne stanno, basta vedere la rotonda che sta giù al porto, dove stanno raffigurati tutti i nomi e tutte le Paranze che ci stavano. Certo, sì. Bene, siamo giunti un po' al termine e per i saluti innanzitutto vogliamo ringraziare Antonio perché ci hai dato veramente dei pezzi di storia importanti, al di là di questi bellissimi lavori che comunque tu fai, e per noi è comunque, noi facciamo tutto tesoro, soprattutto anche noi della Turismol. Noi non, sì, studiamo sui libri, lo facciamo, però le testimonianze più belle ce le date voi. Gli ultimi termolesi, possiamo dire così, ormai rimasti a Termoli, sì, pochissimi, sì, è vero? È vero, sì. Quindi gli ultimi termolesi che sono rimasti, noi le prendiamo da loro. Ecco, il termolesi doc. Quindi le testimonianze, la storia vera, ce la raccontano anche loro e soprattutto loro, quindi non solo i libri, diciamolo. E quindi vogliamo ringraziare Antonio e invitiamo ovviamente per questo tour, quindi Scopri Termoli, questa volta i suoi trabucchi, a visitare nel nostro tour, anche compreso quindi la possibilità di poter visitare il laboratorio di Antonio, di vedere queste sue piccole opere d'arte e perché no anche di acquistarle, vero Antonio? Quindi per chi vuole può acquistarle o comunque vederle, insomma, anche per fare una semplice fotoricordo, perché ecco, lo lasciamo di come più, il nonno, è di vero? Più, di anche più, per di una più. Fotoricordo, quindi passiamo qui da Antonio. Grazie, okay. Antonio. Grazie a voi. In questa prima puntata di Scopri Termoli e di suoi trabucchi vi abbiamo raccontato una parte di storia di queste antiche macchine da pesca, la passione di Antonio Mugnano, inclusi i suoi racconti e i ricordi di famiglia. La seconda puntata è già in lavorazione, continuate a seguirci. La storia dei trabucchi continua.